Guardate per esempio anche quante manifestazioni del nudo in arte, a partire da immagini, per esempio, dei progenitori di Adamo ed Eva, che come sapete vengono cacciati poi dal paradiso terrestre e per questo poi proveranno vergogna. Oppure vedete a confronto, per esempio, vi ho messo gli affreschi di Michelangelo, uno degli ignudi, che prende a modello il Laocoonte, una scultura di epoca ellenistica, con questa torsione, con questo dinamismo, che furono di ispirazione proprio per il grande Michelangelo. O ancora, pensate per esempio a un'opera come La Venere di Urbino, che si trova agli Uffizi, è un'opera di Tiziano, con una posa per la prima volta accattivante, dove a essere in scena è una donna vera, non è più una statua, un modello a partire da una scultura, ma è davvero una donna, fino ad arrivare all'Olimpia di Manet, che come potete vedere riprende la posa della Venere di Tiziano, ma ci presenta una donna conosciutissima ai parigini dell'epoca. Iniziamo subito con la rappresentazione già nell'antichità del corpo umano, per esempio, sono state rinvenute delle pitture paleolitiche dove è raffigurato uno stregone che, come vedete, è raffigurato anche nudo, oppure ci sono rinvenute scene di caccia della grotta, per esempio, le grotte di Lascaux. È interessante vedere come queste scene presentano sempre personaggi nudi. Sono dei guerrieri, sono dei cacciatori e guardate bene, anche rappresentati con gli attributi genitali ben in evidenza, come a significare che la caccia è proprio una prerogativa anche degli uomini, no? Ecco, questo capirete che poi l'abbigliamento assumerà poi un valore simbolico, vedrete come poi sarà oggetto di un'altra lezione, perché una lezione sarà improntata proprio alla moda, il modo di vestire nell'arte. Vedrete come poi l'abbigliamento avrà un valore simbolico importante, a cominciare però anche dalle società primitive. Sapete che molti usavano, per esempio, maschere, o anche vi sarà capitato di vedere anche nei popoli anche più primitivi, dove il sesso viene coperto con una pelle. E viene chiamato appunto astuccio penico. È un modo di rappresentare non più il corpo nudo, ma dando valore anche all'abbigliamento, a ciò che indossano. Queste sono scene, come potete vedere, ancora di caccia, arte rupestre, in Spagna, e ancora vedete questi guerrieri con arco e frecce che stanno catturando antilopi oppure insomma animali che comunque tutte queste immagini hanno uno scopo come propiziatorio, uno scopo per conquistare gli animali per la sopravvivenza. Pensate per esempio anche a queste dee madri, queste veneri, che hanno questi fianchi belli larghi, questi ventri gonfi e seni molto prosperosi. Hanno logicamente una finalità propiziatoria anche queste, sono immagini di una fertilità che si augurava. Molte delle popolazioni più antiche avevano proprio il culto della dea madre, non del dio padre, ma della dea madre, quindi una divinità femminile. Guardate, se voi andate per esempio in Sardegna, ci sono immagini monumentali della grande madre, ci sono questi menhir con bozze a forma di mammelle, vedete? E quindi considerate che vive il culto della grande madre, quindi la madre terra, legata a molte tradizioni. Poi sapete, è stata soppiantata dal culto del dio padre, no? La madre terra rimane ancorata alla terra, il padre invece diventa celeste, dio padre nel cielo. E guardiamo per esempio come molte culture, anche a cominciare dagli Egizi, questo è un dettaglio di un affresco di una tomba di Faraone, siamo nella diciottesima dinastia in Egitto, quindi 1300 anni prima di Cristo. Questa è un'opera che si trova al British di Londra e guardate questo affresco dove si vedono delle danzatrici che sono nude, delle persone che intrattengono, diciamo, in questo banchetto.
E è interessante perché l'arte egizia è sempre stata un'arte da un grande senso, con un grande senso sia etico e religioso. E considerate che gli egizi sono stati attaccatissimi alla loro tradizione, fedeli a un'iconografia che ritornerà sempre. La loro idea di figura umana è durata per tutta la loro storia artistica. Pensate che il viso, per esempio, le gambe e le braccia vengono rappresentate sempre di profilo, l'occhio e il busto invece di fronte. Cioè è uno stile proprio, porteranno avanti questa tradizione lungo tutto appunto il loro periodo della loro storia.